Hello guys, come state? Spero tutto bene. Prima che il video cominci, volevo chiedere se vi siete già iscritti al canale, se avete attivato la campanellina e soprattutto se avete messo like sulla fiducia solo vedendo l'inizio del posto. Se ancora non l'hai fatto, vai a seguirmi su Instagram perché lì vi aggiorno su tutto e sapevate già che doveva uscire un video di Italia abbandonata. Ho un po' di ansia perché in questa casa mi sono letto la storia che c'era una signora che è rimasta vedova, solo che era vedova giovane e si voleva divertire, quindi faceva, diciamo, l'amore con altre persone, solo che queste persone le ammazzava dopo che aveva fatto l'amore. E quindi si dice che si sente questa signora dentro questa casa, questa signora dentro la casa si sentono le voci, dicono, non è detto, ci sono dei rumori strani da quando siamo venuti qua, perché siamo venuti qua davanti e abbiamo sentito già qualcosa dentro. In questo lato non è accessibile, dobbiamo vedere dal lato magari opposto, e abbiamo visto che c'è anche la parte sotto, fa alquanto paura. Andiamo a vedere dall'altro lato, magari riusciamo a trovare anche il pozzo dove buttavano i corpi, perché questa signora ha un pozzo dentro questa villa. Poche chiacchiere, entriamo raga. C'ho ansia, Il parco è enorme ragazzi. Oggi siamo in tre, non c'è nessuno, uno, due, il cameraman, nessuno, come dite voi che andiamo via in 600 per fare i video, siamo in tre. Devo fare attenzione qua raga. Allora là ho già visto che è aperto. Raga, mi metto la mascherina perché non vorrei mai inalare cose poco piacevoli. Per questo video mi vedrete con la mascherina perché guardate che schifo che c'è. Cristo, è il pozzo questo? Non lo dovrebbe essere il pozzo. Quella raga non deve essere il pozzo, si vede poco, però vedete quella griglia di sotto, dovrebbe essere il pozzo dove buttava le persone la signora. Mamma che schifo. Ok raga, entriamo dentro, per me sarà molto buio. Da notare tutte le teste qua sopra, molto inquietanti quelle all'ultimo piano, veramente molto inquietanti, soprattutto questa qua. Ok, forse non avete visto niente, ma io in questo momento che sto editando il video ho notato una cosa, adesso vi faccio vedere e ve la individuo. Guardate bene la finestra in alto a sinistra. Tanti quella all'ultimo piano, veramente molto inquietanti, soprattutto questa qua e quella di là. Allora non è un buon segno che sia aperta. Una madonna, avete sentito raga? Sì. Nessuno? È permesso? C'è nessuno? C'è nessuno? Mi stai dicendo? Poi la gente dice che siamo messi nel buio. Scusate, io mi nascondo per colpa vostra. Questa è chiusa. Ho sentito sopra. Senti. Andiamo. Oh, no. Sei matto. Via. Senti. È un fischio. Sei matto, io vado via.
Fermo. Cos'è? No, 12 morti, brutto segno, 3 anzi. Qua c'è un altro. Sto piano. Continuiamo, io ho paura. Oh, io vorrei andare via. C'è nessuno? Sono passi. Batti un segno. Batti un colpo! Possiamo fare un video, batti due colpi! C'è qualcuno per forza. Siccome è il vento. Non che siccome. È il vento, fidati. Batti due colpi! È il vento. No, no, non è il vento, Anto. No, Anto, vieni da solo. Secondo me potrebbe essere lo spirito quello. Sentite, sentite. Sono un sacco di rumore. Passi, passi. Passi qua da 30 al secondo piano, raga. No, no, sentito, passi qua vicino. Raga, sentito, passi, no, aspetta qua. Occhio, occhio. Ho sentito passi. Non mira, non devi aver paura così. L'abbiamo letta la storia, raga. Dopo vi lascerò il link qua sotto della storia della casa. Ve lo lascio. C'è una tachicardia. Hai bisogno di un altro compagno. Più che altro è l'unica via d'uscita questa. Mamma mia. Decisi, raga. Siamo in tre. Se non siamo in tre. I fantasmi non possono farci. C'è ancora mille. Nessuno? No, no, via, è la finestra, Vieni là, anch'io vieni là. Guarda le scale. Passi. Oh, raga, calmo. Sei una persona viva, batti un colpo. Se sei uno spirito, batti due colpi. Trema tutto, Anto, raga, sta tremando la casa, raga. Raga, sta tremando. Allora, terzo due. O ci abita qualcuno o ci si fa testa. Ragazzi. Trema, sta tremando la casa, eh. Andiamo su, raga. Devo andare su, all'ultimo. Per forza. Ricordatevi di quella trave che c'è sulla finestra messa così. Andiamo solo l'ultimo. C'ho un'ansia. Non so che non mi viene. L'ultimo piano è buio. È tutto buio. Come sta anche adesso strutturato. C'è nessuno qua? C'è nessuno? Non c'è nessuno qua. Se ci sei, batti un colpo. Ci sembra giusto.
Minchia, oh, hai sentito? No, mi raccomando. C'è un rumore giù, perché non puoi. Sto morendo. Oh, apri dietro. Raga, io ho sentito qualcosa qua dietro. Cosa? C'è qualcosa lì dietro. Andiamo giù. Dietro dove? Sei sicuro? Non lo voglio saltare. Come teniamo via? Dici? Sei pazzo. Sei pazzo. No, raga. Ma che mi sento un rumore là? Infatti, senti, aspetta, scendi. Sei lo spirito della signora? Puoi parlare con noi? Prego pure proprio, dai, aspettate. Possiamo venire sotto, ti diamo fastidio. Oh, hai sentito? Penso sia il video. E qui mi sto cagando sotto. Ma c'è uno qui sotto adesso. Primo piano, si è spostato qualcosa. Stiamo dando fastidio? Ce ne stiamo andando. Oh, anche qua, eh. Anche qua, no, fra. Anche qua. Ti diamo fastidio? Dacci un segno. Hai lasciato. Sei stato tu a metterci le cose in mezzo alla scala. Ce ne andiamo tra pochissimo. Ma stai scherzando? Ma c***o? Vai, vai vecchio, vai. Sicuro, guarda te. Lo prendo io. Dai vecchio, vai per favore. No, mi sa che ogni volta devo correre.
Sei la signora? Sei a venire? Oh, si è chiusa la porta, raga! Ok raga, qua il cameraman ha smesso di riprendere, però eravamo curiosi di capire chi fosse o cosa fosse, quindi siamo ritornati indietro, però guardate cosa è successo. Oh, 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 si è chiuso anche il vetro sopra, via. Cos'è quella? Oh, ancora, via, raga, basta. Oh, ancora, raga. Mi è sembrato di vedere qualcuno sopra. Basta, andiamo via. Ok, ragazzi, siamo alla fine di questo video. Vi chiedo minimo 500 like per un altro episodio di Italia Abbandonata. Ci vediamo sempre mercoledì prossimo alle 14. Con un nuovo video bomba. Adios.